Signore e signore, buonasera e benvenuti ad Aldo Varaldo. Lo spettacolo che sta per andare in scena inizierà un pochetto in ritardo, perché come si dice, due delle attrici che calcano questo glorioso palcoscenico sono in ritardo. Mujeres, donne, sempre in ritardo. Ah, ma non vi preoccupate, Nel caso, se volete andare via, vi diamo indietro i soldi del biglietto. Ah. Ma per una volta che venite a teatro, via, rimanete, no? Se vi fa piacere, vi posso raccontare la storia della mia vita, È molto interessante. Se vi annoiate potete russare. Come se russa, signora. Come russa l'ombra che ti dorme le fiamme. Come se russa, signorita? La signorina come russa, che bello, mi piace un sacco. Un altro che russa, per favore. Grazie, russate di cazzo. Russate, fate cosa volete. A me non mi importa nada. Io ve la racconto lo stesso, la storia della mia vita. Se russate, sicuramente non urterete la mia sensibilità. Mi chiamano Agrado perché ho passato tutta la mia vita a rendere felice e gradevole la vita degli altri. Sì, sono totalmente autentica, dalla testa ai piedi, tutto fatto su misura. Occhi a mandorla, 20.000. E il naso, 60.000. Poi me l'hanno spaccato a bastonate, che se lo sapevo mica me lo facevo. Soldi buttati nel secchio dell'immondizia. Però mi dona una certa personalità, non trovate? Siete due. E sono mica un mostro, no? Silicone dappertutto, nei fianchi, negli zigomi, nelle guance e anche sotto agli occhi. E silicone anche. Sono 70.000 a litro. Fate il conto voi che io l'ho perso da un sacco di tempo. E poi limatura della mandibola, 75.000, guarda che profilo greco che ho. E poi epilazione laser totale, che le donne discendono dalle simie esattamente come gli uomini, uguale. E lì la seduta sono 60.000 circa, dipende da quanti peli uno ha. Io ne avevo parecchi. Ma soprattutto perché durante le sedute di epilazione, intrattenevo l'epilador con il fianco e ci metteva molto di più. Ma ne è valsa la pena, ho già ammortizzato tutto. Sapete perché vi dico questo? Signori, ma soprattutto signore. Perché? Perché tanto uno è più autentico quanto più somiglia all'idea che ha di se stesso. Se spendono un sacco di soldi, ma ne vale la pena. Con comodo, C'è parcheggio. Non c'è parcheggio. La solita scusa degli uomini. Allora, cosa ti porto? Amore. Senza zucchero, immagino. Senza zucchero, grazie. Tutti i venerdì la stessa storia ogni venerdì.
Senza zucchero! Alla vacca! Eh? Con il miele alla pecorella! Sì. E con 5 gocce di limone? Al quello! Perfetto! E così alla fine ti sposi, eh? Così pare. Che bello! Che bello! Ah, io mi ricordo quando mi sono innamorata. E io invece non mi ricordo. È questo. Ma scusa, ma secondo te? Ma come si fa a innamorarsi? Dai, su, guarda! Ma dai! Io mi innamoro se fai per aprirmi la portiera, anche se sono in bicicletta! Di là tu, vuoi sentire? Io mi innamoro se non mi mandi 200 sms al giorno per dirmi quanto mi manchi! A meno che non mi ricarichi! Dai, Licia! Sì? Non ricaricano gli sms. Ma lo vedi che la tecnologia non c'è? Ma dai! È che non l'ho capita! No, non è vero. Vabbè, senti la mia che è meglio, eh? Io mi innamoro se andiamo a Shanghai e non ci mettiamo i bastoncini tra le ruote. I bastoncini! No. Ma era meglio mirosa. No. Mi innamoro se non mi chiami con tutti quei vezzeggiativi. Amo. Oh, ci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 c
Io sono Passerottino. Sì, ficcatelo in testa, Passerottino dalla prima limonata delle medie. Sì, sì. Ma no! Vai. Mi innamoro se, entrando a casa mia per la prima volta, tu vedi tutti i vestiti sporchi per terra, tutte le pentole nel lavandino, e tu la prima cosa che mi dici è: guarda, ma guarda come hai messo bene i feltrini sotto le sedie! Io non ho capito neanche bene! Ma i feltrini non si usano più! Ma tu sei gommini! Ma dai, ma piantra, mi innamoro se non usi la parola farnetica! Ma non sei Tiziano Ferro, la 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 la! Togli le tue mani calde, poi mi abbracci e mi ripeti che son grandi i ricordi che ti rivivo in tante cose, la 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 la! Però come si è? Cavolo! Adesso ti dico la mia che è fantastica. Mi innamoro se la mattina dopo, nella spremuta, ci metti anche uno specchio di sole. No, io vado, No. Ma come l'avevo preso? Ma mi innamoro se, ascoltiamo così tante volte la nostra canzone d'amore che anche l'iPad spera che ci lasciamo. Vabbè, via, dai, passa. Ma no! Dai, inizia, via. Mi innamoro fra 11 giorni sotto un anno. Mi innamoro tra mezz'ora in corso massimo. Niente, perlomeno a te ti permetto
sei sposa e l'avvoltoio, l'avvocato avvoltoio è già lì che gira sopra la chiesa, aspetta che cada la prima vittima, che normalmente è slombra, che la bandiera si capiva. Esto tu le fa cacar! Del matrimonio. Cinque canzoni di Baglioni a piacere. No, beh, no, mi dispiace.
Seduti! Oh! Non indovinerai mai cosa regalato agli sposi! Vabbè, allora... vabbè, allora... Invece di urlare, cerca di indovinare, no? Cosa ci vuole? Dai, su! Indoviniamo, dai! Allora, uccidi, dai, un cd. Un chilo! Due cd? Ma no, due cd! Una testa di cervo! Scusa, allora, io prima ti ho detto un cd, tu mi hai detto fuochino, allora io ti ho detto due cd, ma che cosa c'entra la testa di cervo adesso? Metti che tu mi dicevi il cd di Cocciante, cervo primavera. Adesso c'era, no? Jesus, questa è scema, me l'hai la scema. Ma me l'hai la scema. Scema. In piedi, seduti, anzi no, in piedi. Vabbè, ma allora dillo, seduti, in piedi. Io ti amo e se non ti basta,
solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle tue mani e sarà ghiaccio per il bruciare delle mie passioni. Io ti amo. E se non ti basta, anche le nuvole catturerò e te le porterò domani, che su di te piover dovranno quando d'estate per il caldo non dormi. E se non ti basta, perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta, e vaffanculo. Ma che ti devo dire? A parte
che sto bambino ti pesa sullo stomaco, eh? Che tu digerisci male, ma malissimo proprio, che vai nel bar e che vuoi festeggiare con gli amici e dici: ma signora, lei che cosa prende? Ma due bicchierini di Malox, perché io così mi faccio festeggiare a me in gravidanza, eh? Ma che ti devo dire, che ti devo dire? E così, una già è grassa, una già digerisce male, ma vogliamo parlare di quelle macchie che verso il quinto, sesto mese ti compaiono bene sulla faccia, peggiorino. No! Belle marroni, tutte chiazzate. Dottore, ma dopo ti devo dire, stamattina mi sono svegliata, sì, mi sono svegliata e sto tutta chiazzata in bacio, sì, in bacio sto chiazzata. Dottore, io già non è che sono stata tutta sta gran figa nella vita mia, però dai, con ste macchie io mi sono da disagio, ma lei mi capisce, lei mi capisce, lei mi capisce. Signora, non voglio scene di isteria, si calmi, è normale, si tratta del cloasma gravidico, normale delle donne in gravidanza verso il quinto, sesto mese, e dunque... guarire, non si possono guarire, pertanto queste suddette macchie se ne andranno via verso, diciamo, 3-4 anni dopo il parto. Nel 2023, dottore, ma che stai a dire? È nel 2023, per quanto se lei vuole essere intelligente, può attenuarle queste macchie. Dottore, è quello io ti volevo dire! E che devo fare per attenuare le suddette macchie? Ma nulla! Fondamentalmente lei deve evitare qualsiasi fonte di luce, le luminarie, ovviamente, cara donna, anche la luce del sole. Dottore, ma dentro le grotte di Castellano devo andare a dormire! Ma che stai a dire? Ma no, che ti devo dire? Allora, ricapitoliamo. Vogliamo dire che la donna ingrassa dappertutto, ragazzi, è inutile, toglietelo dalla testa, in gravidanza si ingrassa dappertutto. I piedi, vogliamo parlare dei piedi? Io in gravidanza sono passata da un 38 a un 40 sul piede sinistro e un 43 sul piede destro, che dice che la parte destra è sempre più sviluppata della donna, ma che ti devo dire, si ingrassano dappertutto, dappertutto, si ingrassano le gambe, le braccia, si ingrassa la faccia, si ingrassano le frogge del naso, le orecchie, dappertutto, si ingrassa dappertutto, si ingrassa dappertutto. E così, una, quando è che la donna fa la sua figura in gravidanza? Ma ti invitano a mangiare, no? Che tu ti siedi, no? Il tavolo ti arriva qua, non si vede niente, e nel frattempo in gravidanza una bella, una quinta, sesta misura ti è venuta fuori, roba che tu dici, me lo passi il pollo? Eh sì, passami pure l'insalata! Oh, un figurone fa! Non te ne stai, passami pure la macedonia! Un figurone! Quando nasce il problema? Quando la donna si alza e sa che ti sei mangiato lo scaldabagno, no? E dice, ma vedi, questo secondo me è il momento per cui lo chiamano stato interessante. Perché dice, è interessante capire come la donna ingrassa dappertutto, non tutti, per carità, però poi si deforma, no? Che dice, ma vedi che io me lo trovo a perdere questo bel momento della vita mia, eh? E invece no, bam, indietro proprio me lo sono preso, indietro. Quando tu già sei depresso perché sei ingrassato, c'hai ste macchie, digerisci malissimo, vai a fare la pipì, dici che faccio? Non mi vado a fare due giri, no? Esci, passi davanti alla vetrina e vedi un libro edito dalla Mondadori e sta scritto La libido in gravidanza. Mondadori, ma un po' di affari tuoi non te li potevi fare tu nella vita tua, non ho capito io. Già c'ho tutti gli ormoni
Signori, questo è un uomo. Un uomo sicuro ha scritto una roba di questo genere all'ibidi in gravidanza. E non si capisce perché gli uomini, no, più ti vedono così, e più li piglia, che fa capire che cosa gli serve, che dice... Allo? Ti devo di qualche cosa. Beh, non ti ho mai vista così bella nella vita tua. Ma prima che cos'ero? Ma io non lo so, cioè, che sono da fare? Quando io dormo? Tu dormi. Buonanotte.
che non ho ancora mangiato. Gianni ancora non è venuto. Perché? Che ore so? Ma lui di solito quando sono le 8:30 sta a casa, eh. È mezzanotte. Non vedi che è tardi? Ah, aspetta, faccio il conto, Mezzanotte quanto fa? 24. E le 8? E 20. 4, sta in ritardo di 4 ore, ho indovinato! Ah, mi devo preoccupare. No, in ufficio non posso chiamare, a quest'ora non ci trovo nessuno. Vabbè, ci provo. Sì, ciao mamma. Saluta papà, E Maria? E anche Giuseppe? Avvicina sei in bussi. Bacio i pupi, Ciao mamma, ciao. Oh, mi tocca di chiamare l'ospedale. Pronto? Ospedale? Che senza, per caso oggi avete mica ricoverato qualcuno che si è sentito poco bene? Guarda, il mio marito, di nome fa Giovanni, di cognome Cecioni. Ah, ce ne stanno troppi. Vabbè. Senta, invece in caso di incidente, devo chiedere sempre a voi? No. Devo fare un altro numero. Vabbè, grazie. Oh, mi tocca di fare un altro numero, sono stanca, non c'ho voglia, ho fame. Pronto? Soccorso? Pronto soccorso, che ho detto, ho fatto una pausa, stessa cosa, no? Mamma che pignoli. Senta, che per caso oggi c'è stato mica un incidente, non so, tipo de moto. No, perché sa, mio marito non guida la macchina, non va a piedi, ho pensato magari a moto. No, vabbè, grazie. Ma Roma do Carmine mi tocca di chiamare l'obitorio. Vabbè, tanto mia mamma lo chiamava sempre quando papà stava in ritardo, c'era tanto affezionata, mi sono affezionata pure io. Pronto? Obitorio? Sor Mario, è lei? Sor Mario, sono la figlia della busta con la maritata Ciccioni, sì. Che senta, oggi c'è niente per noi? No, che peccato. No, niente, stavo parlando da sola, Sor Mario, sì. Sì, abbastanza bene, mi sento solo un po' fiacca a questo scirocco che tira. E lei, Sor Mario, come sta? Ah, bene, bene. E pupi? Ah, tanto cari loro. E sua moglie? Beh, Sor Mario, ognuno c'ha la croce sua, Vabbè, Sor Mario, la saluto, lascio lavorare, va? Alla prossima, Arrivederci. Ah, tanto piano Sor Mario. Vabbè, comunque, non si è sentito male, non ha avuto un incidente di moto, non è morto. E dove cavolo sta? Provare a un locale notturno, ma io non ne conosco dei locali notturni. Faccio il 12:40, quelli sanno tutti, lo dice pure la pubblicità, Pronto? 12:40 suona fischia e canta. Senta signorina, che mi saprebbe mica indicare un locale notturno dove ci posso trovare, no? Costumata! Trovatelo tu, un uomo, va, che stai acida come un limone. Vabbè, posso ancora chiamare Ranciero, Il Ranciero, questo locale esotico, che pure esotico che è bordino, l'ho capito, comunque, piace tanto a mio marito, prova. Pronto? È Ranciero? Maronna, che baccano! Senta, non mi faccio urlare, che ho poco fiato in gola, c'ho stanca, Senta, che per caso è passato mica di lì mio marito? Ma guardi, io le posso lasciare il nome, il cognome, la data di nascita, la carta d'identità. Ah, non si sente. Cioè, credo che sto baccano che fate. Però guardi, dovrebbe averlo conosciuto perché tanto è nero lui quanto sono rossa io. Sono quei contrasti, sa, che chi ce l'ha, ce l'ha. Chi non ce l'ha, se fotte. Sì, guardi, quando siamo sposati si è fermato tutto il quartiere per guardarci, sì.
Però ho avuto la disgrazia, perché a Pupa mi è uscita Castana, come mi sogera, che mo sta pure a casa mia perché si è rotta il femore. Comunque, niente, guardi, io non so cosa di. Pronto? Pronto? Ma mi ha messo giusto, capone! Vabbè, non l'ho trovato, mo che gli dico a mamma se li chiama. Ma che è sto rumore? Viene da là. E c'è qualcuno? Ah, sei te? Ma quando sei tornato? Ai 7:30? Punta, non ho mica sentito. E io no. La mia famiglia siamo uno. Sono ancora nel ventre materno. E sento la voce dei miei parenti. Hola Ramon, come stai Ramon? Ho come l'impressione che mi chiameranno Ramon. Non è che mi dispiace, perché nella mia famiglia di Ramon Fernandez ce ne stanno sei. E che cazzo, un po' di originalità, no? A me piacerebbe chiamarmi Manuel. Ma in questo paese se nasci con il pene devi per forza avere un nome da maschio. Le regole. Mio padre lavora come cameriere a 2 ore di pullman da casa. Quindi non lo vedo mai. Se riesci a scampare alle miliziani del reparto, forse ritorna a Natale. Se lo fanno secoli, crescerà mio zio Stefano. Mia madre ha già un ottimo rapporto. Anche mio zio non ha giorno. Infatti non è. Tira la testa! Testa! La mia famiglia siamo 39, anzi 40, è appena nato mio nipote, Ramon. Io voglio essere originale, altro che Ramon. Io mi faccio chiamare Manuel. Ho 7 anni e tutto ciò che può aprire la periferia di Bogotà è la strada. Sempre meglio che stare a casa con zio Stefano. Appena mi becca vuole farmi giocare al dottore e all'infermiera. Lui ovviamente fa il dottore, facendosi un tripudio di doppi sensi sullo stetoscopio. Così quei cigli! Fine. Diciamo. Mi licita per mia sorella. Ma per questo che ho iniziato a giocare col bambolo. E poi mi piace tanto, tanto, tanto provare i vestiti della mamma. Adoro il fucsia! Siamo 2. Mio padre è arrivato dalla campagna e ha strozzato a mani nude zio Stefano. Nel mio quartiere mi trattano da femmina e non da maschio. E mi chiamano Ramona. Io sono disperato per
per offrirti un lavoro. Sto andando adesso a colloquio. Chi mi ha detto di portare? Un registro, un rossetto e una parrucca. Se non lo conoscessi bene, direi che vuole farmi vestire da passeggiatrice. Lo stesso lavoro che ha fatto mamma alla mia età. Sì, io no. Però i capelli biondi ma mi starebbero malissimo. Mia famiglia siamo quattro. Io e tre infermieri di una clinica italiana. Grazie al mio lavoro. All'età di 20 anni mi sono potuta pagare una bella operazione di chirurgia estetica. Ora mi chiamo Manuela e sono una gnocca per lei. Sono andata dal chirurgo estetico con le foto delle bocce di Pamela Anderson. E ho preteso il sottocoppa rialzato e il capezzolo a falda larga che piace tanto, tanto, tanto ai più maturi, eh? Già che c'ero mi son fatta fare gli insegomi, i bamboloni alla Beyoncé e le labbra farci dall'altro in alto. Quello che non mi sono fatta toccare è il venuto. Quella è un'opera d'arte e sta bene dito da Velociraptor è ormai leggenda per le strade di Roma e provincia. E già, perché è quello che ti posso. Che sciocchi questi uomini! Pensano tutti di essere etero! Io sono una Yakuza del carne! Dai, amore, che se vai e dai, ti faccio conoscere il nostro dell'occhio. Come? Quindi sì, euro. 15 euro, c'è mia moglie. Eh? 15 euro, tu hai con quella sfortunata di tua sorella, bello. Non siamo mica al mercato a chi? No! Vai, 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 te ne fai da tua mujer! Vai che ci sono i figli che piangono, che si lamentano, che chiedono dove è un papà! E un papà è per strada, che vuole andare con le puttane per 15 euro! Vai, vai, vattene, mostro! La mia famiglia siamo 26.000. Questo è il numero delle persone che in Italia fanno il mio mestiere.
mondo. Una su 12 nasce donna e poi diventa femmina e finisce in strada, a battere, perché non ci sono datori di lavoro che vogliono essere un trans. Un trans non affetta pane non alimentare. Un trans non fa la pulizia in ospedale. Un trans non mette su un telefono. Un trans deve battere per strada. Quello. Abbiamo circa 9 milioni di clienti all'anno. Questo vuol dire che un italiano su tre, almeno una volta ce l'ha cercato. L'80% di loro ci chiede di non usare precauzioni e 17 di noi ogni anno muoiono per strada. È una vita difficile. Ma grazie a quello che ho guadagnato, ho potuto togliere l'ultima parte che rimaneva di lavoro. Bastano poche ore. Adios, pagarritos! Ora sono Manuela. Mi chiamo Manuela. Mi famiglia è Uma. Femmina camicia aperta, piccole teste da succhiare. Thank you.
Thank you.